Come vedete ci troviamo al di fuori del consueto studio televisivo perché vogliamo così entrare nel Natale della nostra città, infatti ci troviamo di fronte al comune Palazzo Moroni e alle nostre spalle abbiamo questo bellissimo albero di Natale. Natale che si avvicina, è la festa dei cristiani e celebra la nascita di Gesù ed è collegata a diverse tradizioni quali il presepe, l'albero natalizio, lo scambio di regali e di auguri. Natale significa anche cori natalizi che trovano la loro origine in una tradizione orale, ma c'è notizia del primo canto natalizio dovuto al vescovo di Milano Ambrogio. L'origine dei canti natalizi si risale alle laudi, cioè le lodi, che appunto si trovano soprattutto nel XIII secolo in omaggio a Gesù Bambino. Ma sarà anche nel corso del XVI secolo che c'è una serie di ninne e nanne appunto relative al Bambin Gesù. Ricordiamo i principali canti natalizi che sono Tu scendi dalle stelle, Adeste Fideles, Astro del Cielo. E poi ricordiamo che in epoche più recenti, in anni più recenti, sono molto diffusi i cori gospel. Natale, che significa anche una tradizione particolare chiamata Chiara Stella, che un tempo era molto più diffusa, mentre adesso appunto si verifica un po' meno e consiste in un gruppo di persone che si recano di casa in casa e cantano appunto i canti natalizi. Così portano un messaggio augurale e in cambio ci sono a volte offerte in denaro oppure anche attraverso alimenti. Ma vediamo gli strumenti musicali legati ai cori natalizi, che sono strumenti che danno un suono particolare, che rendono il nostro Natale particolarmente dolce e particolarmente emozionante. Ricordiamo soprattutto la cornamusa, che è uno strumento molto antico, trova le sue origini in Europa. E si riscontrano diverse versioni, c'è la cornamusa irlandese, scozzese, spagnola, francese e per quanto ci riguarda ricordiamo la piva utilizzata nelle regioni settentrionali, mentre la zampogna è più diffusa nel centro e nel sud del nostro paese. Cornamusa è uno strumento a fiato, munita di ancia. Ancia è una piccola linguetta che permette l'emissione del suono. Inoltre è formata da una sacca e dalle canne. La sacca generalmente è composta da realizzata con pelle di capra. Le canne sono infisse nella sacca e il suonatore attraverso queste canne introduce l'aria nella sacca. Poi ricordiamo ancora il flauto, strumento a fiato che emette un suono molto dolce e si può avere flauto obliquo, flauto traverso e flauto dito. Ancora un altro strumento importante è l'oboe. L'oboe, strumento a fiato anche questo, munito di ancia e che emette un suono leggero e penetrante. Quindi canti e strumenti natalizi che ci offrono melodie che rendono particolarmente magico il nostro Natale.